Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Sono molto contenta di accogliervi a questo nuovo incontro che fa parte del ciclo della lettura al centro. Gli autori fanno scuola, che è un ciclo di Mondadori Education dedicato alla lettura. Oggi incontreremo Ilaria Gaspari, che è una filosofa e una scrittrice, e potete trovare in libreria con i suoi ultimi libri, Lezioni di felicità e Vita segreta delle emozioni, ma potete trovare anche sulla nuova antologia di Mondadori Education, che vi faccio vedere, eccola qui, e si intitola Vita viva, orizzonti di lettura. Ed è un'antologia che si propone di trasmettere agli studenti l'idea che la letteratura sia una chiave per capire meglio se stessi, per capire meglio il mondo e quindi per vivere una vita più viva. Possiamo. Oggi l'incontro con Ilaria si intitola Piccola guida letteraria per gente che sa dubitare. Vita viva, come dicevamo, vuole incoraggiare un rapporto personale dello studente con la letteratura. Come lo fa? Lo fa soprattutto per cominciare con la scelta dei testi. I testi sono dosati tra classici, quindi testi che riescono a trasmettere delle emozioni universali, contemporanei, quindi testi che trasmettono un tipo di sensibilità molto vicino a noi, racconti integrali che parlano con la potenza delle loro storie in poche pagine e anche testi non narrativi e graphic novel che sappiamo essere un tipo di lettura molto gradito ai ragazzi di oggi perché mette insieme l'aspetto visuale a cui loro sono molto abituati con l'aspetto narrativo. L'approccio didattico parte sempre dal testo, mette appunto al centro il testo per valorizzare le connessioni tra la letteratura, se stessi e il mondo. Il cuore della sezione antologica di questo libro sono i temi di prosa e di poesia che vengono presentati da autori di oggi, quindi scrittori, poeti e anche giornalisti che presentano i temi di educazione civica. Vi faccio qualche nome, così insomma, oltre quello di Ilaria, abbiamo Nadia Terranova, c'è Liliana Segre, abbiamo Mariangela Gualtieri e abbiamo Paolo Cognetti. Ilaria Gaspari in questo libro ha introdotto il primo di quelli che abbiamo chiamato orizzonti, cioè delle unità che uniscono un tema vivo, un tema vicino alla vita anche quotidiana degli studenti e un genere letterario, proprio per mettere in evidenza il fatto che la letteratura non è una entità astratta e lontana dalla nostra vita, ma è qualcosa che può farvi pienamente parte. Gli autori in questa antologia presentano dei temi che conoscono bene. Dunque, Ilaria Gaspari, che è una filosofa, presenta un orizzonte che abbiamo chiamato Riconoscere i valori, in cui il tema affrontato è giusto o sbagliato, quindi una domanda. Vedrete che in questa antologia ci sono moltissime domande. E il genere letterario è invece il genere della fiaba e della favola, che come saprete è spesso utilizzato in filosofia, ma anche in psicologia, proprio perché permette di testare i comportamenti degli uomini. Dunque, Ilaria ci parlerà appunto di questo tema, ci offrirà degli strumenti che sono quelli della filosofia, che in un tempo così difficile e complesso come quello che stiamo vivendo sono sicuramente utili a tutti e in particolare agli studenti. Lascio quindi la parola ad Ilaria.
Eccomi, buongiorno a tutte e tutti, grazie Mariangela per questa bella presentazione. Io appunto sono molto contenta di avere l'occasione di essere qua con voi e ovviamente sono in un ufficio alla radio, perché appunto sto collaborando con Radio 3, quindi sono rimasta in realtà bloccata in radio, quindi non sono nel posto dove avrei voluto essere, cioè a casa, però va bene lo stesso. E sono molto contenta di potervi appunto un po' raccontare il lavoro che ho fatto per questa antologia, ma anche appunto fare un piccolo viaggio fra alcuni testi, che sono testi che ho in realtà sono inclusi in qualche modo nel mio pezzo per l'antologia, nel senso che oltre all'articolo che ho scritto, insomma, alla introduzione che ho scritto per il tema del giusto o sbagliato, quindi un tema etico molto importante e che ho cercato di appunto di illustrare attraverso dei riferimenti filosofici che possano essere comprensibili appunto anche ai ragazzi e alle ragazze del biennio, segue un brano antologizzato che è tratto da un articolo che avevo scritto qualche tempo fa per il libraio e che era un articolo appunto con una riflessione sui cattivi nella letteratura. Perché l'idea appunto alla base del discorso che ho fatto nel mio testo, nel mio articolo, era che la letteratura, l'arte in generale, ma in particolare appunto la letteratura, visto che stiamo parlando di un'antologia letteraria, possa essere d'aiuto nel mostrare come sia necessaria una riflessione etica sulle norme e i valori nei quali ci riconosciamo e rispetto ai quali modelliamo i nostri comportamenti. Mi sembra un approccio che, come dire, possa rendere accessibile appunto anche alle ragazze e ai ragazzi che si accostano allo studio, naturalmente da un lato appunto c'è lo studio letterario, appunto lo studio dei generi letterari, c'è lo studio dei testi, quello che appunto fa un'antologia, d'altro canto però secondo me è anche importante tenere presente che negli anni in cui si forma intanto il rapporto con la letteratura in un adolescente che sta crescendo e che sta quindi in qualche modo dando una forma all'universo dei suoi riferimenti, che sono riferimenti culturali, che sono riferimenti anche di vita, che hanno anche a che fare appunto con la riflessione su dei temi che riguardano quella che sarà poi la sua esperienza. Quindi, diciamo, il tema che mi è stato affidato è un tema molto delicato e ho pensato che potesse essere utile dare sia una cornice, diciamo, filosofica al tema, al problema. Quindi sono partita da una frase di Céline che dice che sarebbe appunto molto, molto utile avere un sistema che ci permette di distinguere facilmente i buoni dai cattivi, che è un'affermazione chiaramente in modo provocatoria dell'autore di Viaggio al termine della notte, e da lì mi sono imbarcata in una riflessione sul fatto che effettivamente la distinzione fra buoni e cattivi, la distinzione fra bene e male, dipende da una serie di fattori. Un altro riferimento filosofico che secondo me è importante rispetto a questo tema è quello che ho trovato nelle parole di Montaigne. Montaigne è un filosofo e anche un ottimo scrittore, un autore che secondo me è anche molto accessibile rispetto ad altri altrettanto grandi filosofi. Un autore che si rivela molto accessibile, io penso, anche per ragazzi giovani, nel senso che alcuni brani dei suoi saggi, penso anche a brani, per esempio, del saggio sull'educazione dei fanciulli, tutti quei testi in cui lui parla anche del modo in cui l'esperienza forma il nostro sguardo sul mondo e quelli in cui appunto si interroga in maniera anche sorprendentemente precoce rispetto alla fase della storia in cui si trova appunto a vivere e a scrivere. È molto interessante il modo in cui si riesce a porre alcune domande, alcune questioni e a trovare non tanto delle risposte quanto delle prospettive eccentriche da cui guardare al mondo e a quello che appunto succede e ci succede nel momento in cui, vivendo, siamo modellati dai fatti della vita, dall'esperienza della vita che facciamo. E
C'è un passaggio, secondo me, in particolare molto, molto interessante rispetto appunto al tema del giusto o sbagliato, che quindi naturalmente è un tema che ci costringe a fare i conti con l'idea di avere un sistema di valori, avere un sistema di valori in cui riconoscerci rispetto al quale commisurare i nostri comportamenti. Ecco, c'è un brano molto bello, appunto, che cito nel testo dell'antologia e che riguarda la prospettiva di Montaigne sui cosiddetti cannibali. Cannibali era il modo in cui venivano designati appunto i nativi americani del Sud America in particolare. Siamo a fine 500, siamo dunque proprio nell'età della conquista spagnola, nell'età dei conquistador, e c'è l'idea molto diffusa in Europa che in realtà appunto quello che viene fatto dai conquistador, che stanno in qualche modo radendo al suolo delle civiltà millenarie, che stanno distruggendo, che stanno cercando di imporre la loro cultura e la loro religione, la religione cattolica, a queste popolazioni che sono oggetto di una vera e propria conquista, sia una missione appunto di civilizzazione. C'è l'idea appunto che ci sia da parte degli europei che arrivano in queste terre una sorta di missione, quindi non è tanto una giustificazione a posteriori, quanto proprio appunto l'idea di una missione che a priori deve essere compiuta per salvare queste popolazioni. Cioè, quindi, questo si accompagna al pregiudizio appunto spaventoso che questi siano esseri non umani, che siano quindi in qualche modo persone che si mangiano fra di loro, che non hanno alcuna consapevolezza di quelle che sono le regole del vivere civile umano. Effettivamente rispondono e corrispondono i loro comportamenti ad altre regole, a un altro sistema morale, ad altri valori, naturalmente. Però quello che fa Montaigne, ed è una presa di posizione, uno scarto, incredibile rispetto appunto al coro di voci che non soltanto giustificano ma incoraggiano appunto la conquista, ed è di dire che effettivamente forse potremmo provare a cambiare la prospettiva. Lui, diciamo, fa ricorso in qualche modo allo strumento dello straniamento, che è uno strumento letterario anche potentissimo, ma che ha anche appunto un fortissimo valore filosofico, che è appunto il provare a guardare le cose da un'altra prospettiva, da una prospettiva eccentrica che in qualche modo esorbiti dalla prospettiva standardizzata rispetto alla quale siamo abituati a guardare le cose. E scrive Montaigne, appunto, che cito nel mio testo, a proposito degli indigeni brasiliani: mi sembra che in quel popolo non vi sia nulla di barbaro e di selvaggio, se non nel senso che ognuno chiama barbarie quello che non è nei suoi usi. Quindi lui fa questo scarto e dice: forse siamo noi, in realtà anche noi saremmo rispetto a loro dei barbari. Forse appunto questa nozione è una nozione che noi applichiamo a tutto quello che non corrisponde alla nostra idea, alla tradizione nella quale siamo cresciuti, alle abitudini che come una seconda natura ci hanno forgiati. Ecco, questo mi sembra un punto di vista estremamente stimolante ed estremamente interessante anche per rendersi conto di quanto ci sia di relativo anche nei criteri del giusto e dello sbagliato, e quanto appunto al di là di quello che poi appunto possiamo pensare rispetto ad alcuni comportamenti che naturalmente sono condannabili rispetto in un certo senso proprio a un'idea di quello che significa essere umani, però ci sia questo peso appunto della tradizione, del quadro delle tradizioni di riferimento che pesa moltissimo. Quindi, diciamo, io ho cercato di impostare questo ragionamento su un tema così delicato, cercando di fare leva sull'aspetto appunto di costruzione di un pensiero critico nei ragazzi. Penso non sia troppo presto, anche se appunto stiamo parlando di un'antologia rivolta a ragazzi molto giovani, penso che non sia troppo presto per iniziare a insegnare appunto anche a guardare alle cose da prospettive differenti, sfruttando appunto questo strumento molto utile dello straniamento, che permette di mettere in prospettiva le cose e di guardarle dal di fuori, quindi provando anche stupore e meraviglia e dunque curiosità per tutte quelle cose che siamo abituati a dare per acquisite e dunque per scontate. Ecco, e queste parole di Montaigne mi sembravano un ottimo lasciapassare per entrare in questo territorio. Poi, addentrandomi appunto nel lavoro su questo tema, quello che ho pensato è stato di selezionare alcuni testi, di fare riferimento ad alcuni testi che utilizzino questi strumenti proprio per
dare appunto l'idea di quanto effettivamente non, le dicotomie facili, appunto i facili manicheismi fra buono e cattivo, e anche appunto il desiderio di estirpare tutto ciò che ci sembra appartenere all'universo del negativo, siano in realtà in qualche modo fallaci e che comunque tolgano appunto alla dialettica fra bene e male, fra giusto e sbagliato, che è una dialettica sempre dinamica, una dialettica costantemente in trasformazione, anche proprio il suo peso come categoria, insomma, il suo peso nel permetterci di comprendere, di leggere, di decifrare la realtà. Per fare questo, appunto, ho riflettuto sul fatto che proprio anche nella letteratura, nella storia della letteratura, ogni storia inizia anche appunto con l'ingresso in scena di un antagonista, il quale ha delle ragioni che sono probabilmente modificate e in qualche modo trasformate dal fatto che la storia noi la leggiamo spesso dal punto di vista o da un punto di vista solidale con quello del protagonista. Quindi, diciamo, come esercizio ho provato a proporre nella parte appunto dedicata all'esercitazione, quello di provare a immaginare appunto come anche una fiaba a cui siamo abituati a dare una certa lettura. Faccio un esempio, la fiaba di Cenerentola, in cui c'è la cattiveria delle sorellastre, che sembra un punto che non si può mettere in discussione, un punto fermo di tutta la vicenda, ecco, potrebbe in realtà essere ribaltata, perché potremmo provare a vedere la storia dal loro punto di vista e a vederle appunto come in qualche modo degli ingranaggi in un sistema che le vuole a tutti i costi appunto maritate, perché non possono essere, perché per una donna all'epoca in cui vivono non è pensabile di avere una vita propria, di lavorare, di avere una sua identità al di fuori del matrimonio, e quindi appunto anche la di autolesionismo che nella fiaba di Perrault loro commettono nel momento in cui si tagliano l'alluce per poter entrare nella scarpetta, quindi per potersi conformare a un canone di bellezza imposto dall'esterno. Ecco, questa cosa in realtà, se la vediamo così, ci fa empatizzare con loro. Quindi un altro concetto, oltre a quello, un'altra parola chiave che ho scelto, oltre a quella dell'etica, è appunto l'empatia. Volevo dare appunto questa chiave, questa cornice, insomma, creare questa cornice all'interno della quale provare a mostrare come appunto ogni scelta in realtà si collochi in una cornice in cui siamo in qualche modo chiamati a rispondere e a corrispondere a delle responsabilità che hanno proprio anche a che fare con il guardare in una maniera più elastica, più ampia e meno manichea la opposizione fra quello che per noi è bene e quello che per noi è male. Non voglio, con questo naturalmente, spero, cioè, l'intento è che questo modo appunto di porre le cose così problematico sia come dire, uno spunto, inciti insomma anche gli studenti, anche i ragazzi a provare a interrogarsi sulle cose. Non significa naturalmente pensare che in questo quadro, in questo contesto poi sia concesso tutto, però appunto l'idea di provare a empatizzare anche con quelli che siamo abituati a considerare cattivi sia un modo importante per imparare a capire anche le loro ragioni. Questo appunto secondo me è importante anche nel quadro di una, diciamo, educazione emotiva che la letteratura fornisce, appunto non insegnandoci cosa dobbiamo pensare, ma costringendoci piuttosto a pensare. E a questo proposito appunto avevo selezionato due testi in particolare, che sono dei testi non semplici, ma che insomma amo molto, che poi se volete appunto vi potremo anche mandare, penso, e che sono appunto uno tratto dal famoso racconto di Borges, Tre versioni di Giuda, che è un racconto che compare nella sua raccolta del 44, Finzioni, che ricostruisce, diciamo, una biografia immaginaria, la biografia immaginaria di questo Nils Runeberg, che sarebbe un teologo eretico svedese, il quale avrebbe scritto, qua Borges naturalmente lui gioca con le bibliografie perché è un tratto distintivo, questo racconto appunto è molto complesso, ma l'idea di base è molto semplice, in cui appunto lui riprende un libro reale, cioè il Judas Iscariot di Thomas de Quincey, che è un libro degli anni 50 dell'Ottocento, e riprendendo
questo, a partire da questo libro, insomma, costruisce questo libro immaginario che si intitolerebbe, secondo lui, Christus och Judas, e che, Judas, e che appunto sarebbe opera di questo immaginario teologo eretico, che avrebbe sostenuto che in realtà appunto il tradimento di Giuda non fosse nient'altro che una cosa prestabilita e che avrebbe avuto un ruolo preciso proprio nella, nel rendere possibile la redenzione operata da Cristo, che effettivamente è una teoria appunto che naturalmente suona eretica, appunto viene presentata così anche nel racconto, però effettivamente ci fa riflettere anche sul carico che si fa Giuda nella storia appunto della passione di Cristo, e appunto con questo suo tradire il maestro, lui si abbassa alla condizione di delatore, quindi si copre dell'infamia peggiore di tutte, e facendolo in qualche modo si fa carico del rendere possibile quello che succede con il sacrificio di Cristo. Quindi diciamo, veramente è un racconto teologico, quindi è calato in un contesto religioso, però rende conto del fatto che effettivamente anche qualche volta nel male che ci sembra più abietto e più tremendo, ci sia in qualche modo, se vogliamo vedere le cose secondo un disegno, ci sia comunque una necessità. Se non vogliamo vedere le cose secondo un disegno, questo racconto ha il merito, appunto, oltre di essere una fantasticheria vertiginosa sul confine fra il bene e il male, e è un modo appunto di buttare a gambe all'aria degli assunti ai quali normalmente in qualche modo ci riteniamo legati, ecco, ha anche il merito di farci mettere in discussione appunto quale sarà stato il reale intento del personaggio più infame della storia, forse, cioè appunto il traditore Giuda. Quindi anche all'interno del suo comportamento, che è senza dubbio un comportamento abietto e disdicevole, delle ragioni probabilmente ci sono state. E quindi le ragioni forse non saranno quelle che ipotizza Borges in questo racconto attraverso appunto questa fantomatica figura di Runeberg, però in qualche modo spinge a vedere un delitto, un crimine, diciamo, in un certo senso, contro la fiducia appunto dell'amico di Cristo, che è anche amico di Giuda, quindi c'è anche questo tema in più del tradimento della fiducia, ecco, viene visto in una prospettiva diversa, in una prospettiva destabilizzante anche. È un racconto molto interessante perché mette in crisi delle certezze, perché costringe a rivedere anche appunto il proprio punto di vista e a far traballare anche l'idea appunto che ci sia un cammino del bene che deve trionfare e che questo non costi niente. Quindi diciamo si pone ancora una volta il tema della scelta, cioè il fatto che ci sono delle scelte che costano molto. La scelta di Giuda in questa prospettiva è una scelta costosissima, una scelta che chiaramente lo trasforma, e lo trasforma appunto costringendolo ad accollarsi il ruolo peggiore che potrebbe mai immaginare. Quindi diciamo c'è l'idea di guardare le cose da un punto di vista che in qualche modo rovescia la classica appunto morale. È una prospettiva, diciamo, per certi versi forse un po' nicciana. È una prospettiva anche appunto che tende a mettere appunto, a porre uno sguardo sospettoso su tutto quello che diamo per scontato. Naturalmente è un discorso molto complesso, anche molto, molto difficile forse da cogliere per gli studenti, però provare appunto a mostrare come le cose che ci sembrano in un certo modo, che diamo per acquisite in un certo modo, contengano al loro interno delle opposizioni proprio dialettiche fra elementi opposti che si combinano in maniere diverse e talvolta anche imprevedibili, penso sia molto utile, anche pensando che appunto questi ragazzi, non soltanto a livello proprio di apprendimento, ma anche proprio rispetto a quello che, per tornare sempre a Montaigne, può essere loro utile nella vita, no? C'è appunto in uno dei suoi saggi Montaigne parla proprio del fatto che la scuola appunto tante volte fa studiare le cose in teoria, ma non ti fa vedere appunto come poi queste cose possono essere applicate. Lui dice, no, ci sono tantissimi studenti che studiano Aristotele sulla moderazione, sulla temperanza, e nel frattempo hanno già tutti contratto la sifilide. Beh, lui fa questo esempio molto, molto forte anche, però appunto l'idea è che appunto da un lato ci sia il vivere, il crescere, il fare delle scelte, e dall'altro uno studio di appunto di te
testi, di autori, eccetera, che tante volte tendono a rimanere scollati nella percezione di chi studia, ma che invece in realtà sono facce della stessa medaglia. Appunto, in questo la mediazione letteraria penso possa essere estremamente utile. L'altro esempio è un racconto sicuramente più facile da avvicinare, di cui mi piacerebbe leggervi un piccolo brano, ed è Il Minotauro di Durrematt, che è un racconto che attraverso una focalizzazione interna sul punto di vista del Minotauro ci racconta la storia terribile di questo mostro che aveva appunto, che in qualche modo richiedeva di anno in anno un tributo di sangue, un tributo di sangue, del sangue di questi giovinetti e giovinette che gli venivano inviati da Atene e da cui, secondo la storia, diciamo, come la conosciamo, Atene fu liberata grazie all'intervento di Teseo che astutamente, anzi in realtà servendosi dell'astuzia di Arianna, riuscirà appunto a sconfiggerlo. In questo racconto però il cambio del punto di vista, appunto secondo proprio una delle regole base del procedimento dello straniamento, né, che è appunto una categoria che è stata elaborata dallo strutturalismo russo e che però appunto è stato utilizzato anche come procedimento anche in tempi precedenti, per esempio lo troviamo nelle lettere persiane, lo troviamo anche in un bellissimo racconto di Tolstoi su un cavallo, in cui i maltrattamenti a cui il cavallo è sottoposto in tutta la sua vita vengono raccontati dal punto di vista del cavallo, quindi in qualche modo scardinano la nostra abitudine a guardare le cose dal nostro punto di vista umano, dal nostro punto di vista, diciamo, antropocentrico, e ci costringono a vedere la stessa cosa che noi diamo per scontata, che ci sembra ovvia e normale, da un punto di vista che ci sconvolge perché ci fa perdere i riferimenti dell'abitudine. Ecco, diciamo, sempre per tornare a Montaigne, è tutto un tema molto montegnano, no? Questo di scardinare appunto questi punti fissi, questi riferimenti dati dall'abitudine che ci spinge in qualche modo a guardare alle cose, appunto dando per scontato una serie di acquisizioni, una serie di punti fermi, una serie di questioni che ci appaiono ovvie, quindi, su cui quindi non ci facciamo domande, e appunto disturbarci provando a guardare le cose da un punto di vista diverso. Questo è il potere appunto disturbante della letteratura. Ecco, e Dürrenmatt, che peraltro è anche l'autore di molti altri bellissimi racconti, fra cui un racconto in particolare che si pone appunto proprio dei problemi etici giganteschi, che è La Panne, no? Che è un racconto su quale sia poi il ruolo della giustizia, quale sia l'estensione della responsabilità nella vita di ognuno. È un racconto forse addirittura un po' più difficile di questi, quindi non l'ho citato per questo motivo, però effettivamente è un racconto molto, molto bello e di un'importanza capitale. Nel porci delle domande, nel costringerci appunto a porci delle domande, ecco, però nel Minotauro invece, che è un racconto relativamente anche di semplice lettura, oltre ad essere molto bello, c'è questo punto di vista del Minotauro che in qualche modo ci fa vedere quello che siamo abituati a considerare un atto, diciamo, in qualche modo eroico da parte di Teseo come un momento di crudeltà. Ora leggo un pezzettino. Aspettate. Danzarono entrambi, accostandosi l'un l'altro, danzarono scostandosi l'un l'altro, perché il Minotauro, che è solo dentro il labirinto, quindi non vede l'ora di trovare qualcuno con cui giocare in realtà, perché appunto il suo punto di vista è quello di un essere che non riesce a comprendere del tutto quello che gli capita intorno, anche perché ha una prospettiva estremamente infantile rispetto alle cose, perché nessuno l'ha educato, è come se fosse rimasto in qualche modo bambino. E quindi vede questa lotta in realtà come una danza. Le immagini si incontravano e si sovrapponevano, si intersecavano. Ovunque c'era un minotauro che danzava, girava su se stesso, e ovunque un giovane che balzava avanti e balzava di nuovo indietro, molleggiandosi, e poi anche a capriole, aspettando di colpire. E quando il sole calò dietro il labirinto e le pareti si accesero di un rosso profondo, perché questo labirinto è come se fosse delle pareti di specchi, affondò il colpo, balzò all'indietro, si appoggiò a una parete, fissò il minotauro. Questi fece alcuni passi di danza, la spada nel petto, si fermò, estrasse la spada con la mano destra, lo osservò stupito, si portò la mano sinistra sul petto che gorgogliava nero, gettò lontana da sé la spada che slittò sul pavimento, premette anche la mano destra sul petto, vacillò,
Parve volersi muovere barcollando, tornò a stare immobile. Era confuso. Non capiva cosa gli colorava le mani e nemmeno il dolore che gli infuriava il petto. Intuì solo che quell'essere che gli era balzato addosso, che gli aveva infisso qualcosa in corpo, non lo amava, come lo avevano amato tutti prima. I minotauri, la fanciulla, le fanciulle, nell'intuirlo si fece sospettoso. Tanto più che non era capace di pensare. Tutto scorreva per figure, non per concetti, davanti al suo spirito. Era come un percepire in forma di scrittura figurata. Forse la fanciulla non l'aveva affatto amato e neanche le altre fanciulle avevano amato i minotauri e per questo si erano immobilizzate e si erano dileguate. Forse appartenevano a quell'essere nuovo che era simile d'aspetto alla fanciulla eppure diverso, con un corpo robusto quasi quanto il suo e che gli era balzato addosso come quegli altri nuovi esseri erano balzati addosso ai minotauri che ora, come lui, si premevano le mani sul petto da cui gorgogliava nero. E come apparvero le altre sei fanciulle, gli altri sei giovani reggendosi l'un l'altro per mano, tanto che negli specchi la fila di coloro che si muovevano attorno pareva non interrompersi, anzi raddoppiarsi, quadruplicarsi, moltiplicarsi alla luce dell'imponente sera, e come trovarono il compagno che, appoggiato a una parete, sperava che il minotauro si tramazzasse finalmente, l'uomo toro ebbe l'impressione che l'intera umanità, se avesse potuto disporre del concetto, si avventasse su di lui per annientarlo. Si rannicchiò, si sentì minacciato, e per non aver paura oppose l'orgoglio alla paura, l'orgoglio d'essere minotauro, e chi minotauro non era, era suo nemico. Solo i minotauri avevano il diritto di essere nel labirinto, in un mondo al di fuori del quale non esisteva altro mondo per lui, poiché solo una sensazione vaga del calore animale delle stalle in cui era cresciuto fluttuava ancora nella sua memoria. Fu sopraffatto dall'odio che l'animale nutre per l'uomo, da cui l'animale è domato, maltrattato, cacciato, macellato, divorato, l'odio primigenio che ciascun animale prova. Gli occhi gli si riempirono di rabbia. Ecco, penso che questo brano sia molto forte per come proprio rende questa sensazione, per come arriva questo concetto, appunto, anche importante, anche della reazione poi del minotauro, questa reazione di rabbia che arriva nel momento della minaccia. Non è il minotauro, diciamo, sfugge alle categorie di buono e cattivo, è sicuramente a modo suo innocente, però appunto a un certo punto si scatena in lui anche la rabbia. Ecco, da questo punto di vista penso che un percorso di questo genere abbia un valore abbastanza importante anche rispetto appunto alla fase delicata che attraversano appunto gli adolescenti nella formazione della loro vita emotiva, diciamo dei riferimenti della loro vita emotiva, e penso che una cosa che sia abbastanza importante, questo lo penso anche appunto rispetto all'esperienza che sto facendo di girare nelle scuole con il mio libro sulle emozioni, che sia molto importante che ci siano appunto che i ragazzi familiarizzino con il fatto che appunto le emozioni sono qualcosa che condividiamo con tutti gli altri esseri, non soltanto umani, tutti gli altri esseri viventi. Naturalmente con gli altri esseri umani abbiamo la possibilità di poterle comunicare, di poterle riconoscere in qualche modo anche con le parole. E vedere in noi stessi appunto che ci sono degli stati di debolezza che condividiamo con altri esseri viventi, che condividono la nostra stessa vulnerabilità, penso sia abbastanza importante anche per evitare di negare a se stessi con rabbia o con violenza, di reprimere appunto quegli stati emotivi che turbano. Ecco, in questo penso che la letteratura sia molto importante, perché concede di turbarsi e di essere turbati senza che questo ci annienti, ecco, ma semplicemente come un'occasione per riuscire in qualche modo poi al di fuori del turbamento a cambiare il nostro sguardo e appunto a usare questa forza propulsiva del dubbio, che appunto per Descartes, ma insomma lui l'ha utilizzato appunto in maniera sistematica come strumento di pensiero, però appunto è un propulsore importantissimo di conoscenza. Ecco. Io forse ora ho parlato anche abbastanza, vorrei lasciare lo spazio alle domande, se ce ne sono. Sì, allora, eccoci. Abbiamo una domanda interessante secondo me, cioè ci chiedono se c'è qualche esercizio pratico che si può fare in classe per mostrare le sfumature di questo concetto di bene e male. Sì, allora grazie. Allora, sicuramente sì, questo è un ottimo punto. Allora, secondo me un esercizio
Interessante potrebbe essere un esercizio di drammatizzazione da fare in classe, cioè si potrebbe provare appunto magari prendendo a riferimento una storia che già esiste, magari appunto che è già nota ai ragazzi, ma che può essere magari anche qualche testo che stanno leggendo, magari anche Nel parallelamente. programma. Nel programma, esatto, oppure possono essere dei miti, appunto, come ha fatto Durrell con il Minotauro. Ecco, questo secondo me è anche molto interessante, prendere un racconto che faccia parte, in qualche modo del nostro patrimonio, già, no? Dal mito, dalla fiaba, qualcosa che sia estremamente, radicato già nel nostro immaginario, e provare a farlo magari interpretare dagli studenti, mettendoli volta a volta nei panni del cosiddetto buono o cattivo, cioè del protagonista o dell'antagonista. Ecco, penso che potrebbe essere questa, per esempio, una strada, un esercizio di drammatizzazione in cui comunque, diciamo, il ragazzo o la ragazza si trova nella condizione di doversi identificare, quindi del dover notare dal nuovo punto di vista dal quale poi osserva lo svolgersi della storia, dover appunto in qualche modo rivalutare tutte quelle cose che si danno per scontate nel momento in cui si sta nella prospettiva in cui si è abituati a stare. Oppure si potrebbero fare degli esercizi che riguardano, per esempio, qua magari più un esercizio di scrittura. Ora io appunto sono naturalmente in genere mi rivolgo ad alunni più adulti perché faccio corsi di scrittura per adulti, però. Però una cosa che secondo me è molto interessante, un esercizio abbastanza interessante che cerco di fare con i miei alunni dei corsi di autobiografia, è quello di provare a raccontare un episodio che li ha visti coinvolti e che li ha fatti sentire vittima di un'ingiustizia dal punto di vista di chi quella ingiustizia l'ha perpetrata. Questo non è un modo per appunto giustificare appunto la persona della quale si sentono offesi, ma per mettere in prospettiva anche il fatto che appunto come nel film Rashomon ci siano diverse sfaccettature, cioè anche rispetto a uno stesso fatto ci sono tantissime sfaccettature che coinvolgono appunto tutti i protagonisti appunto della cosa che sta avvenendo, ma anche appunto le varie versioni che ci sono. E quindi penso che sia anche un modo, almeno questo è l'effetto che fa spesso anche i corsi di autobiografia, per incanalare l'emozione che si prova a rivivere un episodio in cui ci si è sentiti in un certo modo e incanalarla in una maniera che in qualche modo sia anche abbastanza catartica, anche quindi prendendo una distanza da quello che è il proprio punto di vista nel sentirsi appunto attaccati o offesi o comunque appunto nelle condizioni di provare un'emozione di per sé spiacevole, come sono di per sé tutte le emozioni che proviamo nel momento in cui ci sentiamo sotto attacco. Ecco, quindi anche imparare a gestire quel tipo di emotività che scaturisce da un evento del genere, trasformandolo appunto in parole, trasformandolo appunto in racconto, trasformandolo in una maniera che senza nuocere a nessuno, permetta di rivivere quella cosa che ha fatto male, accettando così anche che ci sono delle situazioni, dei momenti appunto che ci possono ferire, ma che questa ferita non è appunto la fine del mondo, ma è semplicemente appunto il modo in cui noi recepiamo alcune cose e che possiamo essere più forti del sentimento, dell'emozione spiacevole che sentiamo. Bene, grazie. Un'altra domanda, che anche questa mi sembra molto utile perché è una domanda pratica. Ti chiedono come si può inquadrare questo discorso in un contesto in cui ai ragazzi si presentano anche dei principi di educazione civica. In effetti sappiamo che l'educazione civica è una materia trasversale adesso. E quindi anche l'antologia, l'ora di antologia può essere un momento in cui si trattano questi temi. Sì, allora, questo è appunto è molto interessante, anche un punto piuttosto delicato. Naturalmente qua appunto stiamo parlando in particolare di rapporto con la letteratura e anche appunto di un rapporto emotivo con quello che ci arriva dalla letteratura. Questo non toglie che appunto sia, anzi, a maggior ragione importantissimo che tutto questo si inquadri in un contesto in cui si procede anche con
non soltanto con lo studio, ma anche con la pratica dell'educazione civica, cioè con appunto l'idea che comunque non è che questo, il fatto che possiamo comprendere le motivazioni, che possiamo comprendere lo stato d'animo di chi infrange una regola, una norma, che sia morale o che sia appunto una legge, diciamo, una questione giuridica, il fatto che possiamo comprendere, nel senso che abbiamo la possibilità, essendo in quanto esseri umani, in quanto dotati di empatia, di metterci nei suoi panni, non significa che poi possiamo giustificare qualsiasi comportamento. Quindi qua c'è anche la questione che secondo me è molto importante approfondire rispetto a questo tema. Di come nascono le leggi, di come ci si regola nella convivenza civile, di come ci siano degli aspetti appunto di indispensabili, no? Nel prevedere delle maniere in cui la violenza, per esempio, oppure un atteggiamento di sopraffazione, oppure appunto il voler far, cioè il fatto che comunque ci siano tanti punti di vista, va anche in qualche modo inquadrato nel fatto che però non possiamo pretendere che il nostro punto di vista o nessun punto Certo. di vista prevalga su quelli degli altri. Ecco. Quindi ragionare anche sul tema appunto della prevaricazione del possibile, la possibilità che appunto ci si trovi talvolta in situazioni in cui si superano dei confini, confini appunto non, delle leggi non scritte della convivenza che in qualche modo hanno a che fare con il nostro benessere, il fatto che comunque appunto tutto questo vada inquadrato nel quadro di una presa di coscienza anche dell'importanza civile poi che hanno le regole e che appunto vanno comprese, vanno capite, vanno anche quelle elaborate, ma che appunto esistono per consentire a tutti, insomma, di vivere nel modo migliore possibile. E appunto, però anche lì, secondo me, anche interrogarsi, perché nel testo dell'antologia ho citato anche il famosissimo caso di Antigone, cioè l'interrogarsi anche qualche volta su come nascano le leggi e che valore possono avere rispetto alla nostra coscienza. Ecco, questo è un tema estremamente complesso, ma penso che valga la pena di iniziare ad affrontarlo presto, perché è una cosa che forma appunto quelli che saranno i cittadini che voteranno, che avranno un ruolo anche Certo. nella vita politica del paese. Insomma, è una cosa che secondo me è molto importante iniziare a formare presto. Certo, il pensiero critico è utile in diverse Diciamo che è fondamentale, applicazioni. anche fra l'altro un'altra cosa secondo me che si può approfondire rispetto a questo è anche appunto capire quali sono poi le fonti con cui uno si forma questo Certo. pensiero e questo penso che sia di capitale importanza oggi, insomma lo stiamo vedendo anche appunto a livello di fake news, ma anche rispetto al problema che oggi secondo me si fa sempre più grave, cioè del confondere i dati di fatto con le Con opinioni, le opinioni. e questa cosa penso sia delicatissima come tema e che vada veramente affrontato, cercando di dare appunto ai ragazzi gli strumenti critici più saldi possibili, cioè anche appunto incoraggiarli a domandarsi da dove arrivano poi le notizie su cui noi ci formiamo le opinioni, cioè il fatto che comunque per esempio non so, un giornale cartaceo molto spesso ha alle spalle un controllo, un fact-checking che si permette di, uscendo appunto un quotidiano magari una volta al giorno, addirittura magari un settimanale, una volta alla settimana, c'è la possibilità di dare un maggiore controllo delle informazioni, laddove magari appunto informarsi attraverso le opinioni già masticate da altri, oppure informarsi soltanto per via, diciamo, soltanto online può essere talvolta pericoloso perché ti fa credere in cose che non sono, oppure anche appunto lavorare sul tema appunto di quello che può essere messo in discussione oppure no. Ora adesso non vorrei entrare nel tema della guerra, però quello che sta succedendo oggi, cioè io trovo abbastanza inquietante che si neghi appunto la verità delle immagini che sono invece delle È immagini reali. incredibile. È una cosa che secondo me oggi, e penso che turbi molto anche gli stessi ragazzi, ma anche rispetto alla pandemia. Cioè, diciamo, secondo me è molto importante, almeno per come la vedo io, dare degli strumenti che facciano un po' d'anticorpi a una certa tendenza al complottismo che purtroppo una parte dell'informazione cavalca. E questo secondo me è molto importante.
Allora, abbiamo un'osservazione che secondo me ci dà lo spunto per un argomento interessante. C'è un commento che dice che cominciare un webinar con una citazione di Céline, che vorrebbe un criterio per distinguere il bene dal male, è una provocazione, perché Céline è politicamente scorretto ancora oggi. È un tema che mi sembra abbastanza attuale, ossia, quanto sia giusto comunque continuare a leggere il pensiero di, anche pensatori non corretti in tutta la loro opera. Beh, su questo io, come dire, insomma, forse si sarà capito che io penso che censurare sia sempre sbagliato, che Céline vada letto e che vada letto, appunto, vada letto dicendo come di tutto, come di qualsiasi autore, questo autore ti può piacere o può non piacerti. Cioè io penso che una cosa che è molto importante è appunto non cancellare niente, ma indirizzare il più possibile appunto i ragazzi, appunto quelli che in formazione, rispetto alla necessità, all'importanza, però è una vera e propria necessità di crearsi degli strumenti critici di Grazie. valutazione attraverso i quali vagliare quello che gli capita di leggere. Non penso che sia assolutamente giusto censurare, non penso che sia giusto, come dire, con l'idea di proteggere, nascondere appunto il fatto che la realtà è estremamente complessa e stratificata e che appunto ci sono degli, diciamo, se parliamo di Céline, parliamo delle sue idee, della sua vita, della sua biografia. Naturalmente, appunto, c'è anche questa tematica, cioè non penso neanche che dobbiamo aspettarci o creare una generazione di ragazzi che si aspettano, per esempio, che gli artisti debbano tutti avere delle vite estremamente edificanti. Ecco, io questo sono contraria. Cioè, naturalmente questo non vuol dire appunto incoraggiarli a vivere in maniera, come dire, dissoluta o peggio, perché non è questo il fatto, però appunto ognuno di loro poi deciderà cosa fare della sua vita e come modellarla, come modellare le sue letture, però io penso che la cosa più importante sia non essere mai ricattati dalla necessità di nascondere o di censurare, e che appunto sia molto importante anche cercare di. Questa è una cosa a cui, insomma, io tengo molto anche quando faccio i miei corsi di scrittura. Naturalmente, appunto, con gli adulti la responsabilità forse è anche minore, però il fatto che, appunto, Céline possa essere un personaggio di cui non condividiamo assolutamente le idee, cioè Céline dal punto di vista umano io non lo apprezzo per niente. Allo stesso tempo, trovo che nei suoi testi ci sia una profonda bellezza. Ecco, il distinguere appunto l'aspetto estetico di un'opera dall'aspetto, diciamo, edificante è molto importante ed è una cosa che secondo me nell'età della scuola è molto importante cercare di fare, almeno per come la penso io. Penso che non sia assolutamente. Non soltanto non sia prioritario, ma non sia neanche un atteggiamento da incoraggiare, quello appunto di cancellare o appunto di confondere un'opera con le idee o gli episodi biografici della persona che l'ha scritta. Tutto questo discorso appunto sul bene e il male va anche un po' in questa direzione, cioè il fatto che appunto è un terreno chiaramente estremamente problematico, però nel momento in cui noi camuffiamo gli aspetti problematici del reale e li camuffiamo agli occhi di chi sta crescendo, non penso che gli stiamo facendo un servizio, non penso che lo stiamo proteggendo, penso che lo stiamo mettendo nelle condizioni di essere molto più vulnerabile e molto meno dotato di strumenti per rispondere a quello che gli succederà poi. In secondo luogo, una cosa a cui sono contraria è l'idea che tutto quello che viene proposto debba essere adottato come modello. Penso che questo risponda appunto anche a un'esigenza di appunto tanto di rassicurazione e poi anche di, come posso dire, appunto anche un po' di irreggimentare appunto lo stile di vita rispetto dei modelli che vengono proposti come già fatti. Penso che sia importante intanto
che i ragazzi sappiano conservare quella libertà, che è la libertà tipica del gioco, fra l'altro, è una libertà tipica dell'infanzia, cioè che è quella di costruirsi poi dei mondi, dei riferimenti in maniera il più possibile spontanea e non per conformarsi a qualcosa. Penso che appunto un autore che, appunto, di cui magari si mette in luce anche il fatto che la vita ha presentato anche dei momenti di crisi, anche appunto, anche questo è però interessante, no? Non è che l'autore che ha avuto una vita, diciamo, che ci Sì. sembra inaccettabile umanamente, noi lo possiamo giudicare, possiamo ergerci così a giudici della sua vita. Possiamo però, come dire, renderci conto che ci sono delle idee che non condividiamo e ciò nonostante leggerle, ciò nonostante avvicinarci al testo, ciò nonostante provare a vedere quello che ha da darci e magari appunto anche quello che noi vogliamo respingere. Ecco, questa è un'altra cosa, secondo me, almeno secondo me è molto importante e lo dico anche da scrittrice, nel costruirsi un gusto, anche imparare a decidere da soli cosa non ci piace, non appiattirci su un gusto corrente. Questa, secondo me, è una cosa che oggi è molto importante e che appunto si riconduce a tutto questo discorso appunto sull'identificazione, sul fatto che quello che ci piace deve essere per forza qualcosa con cui ci identifichiamo. Questo io credo che sia molto sbagliato, proprio sinceramente Sì, sbagliato, nel senso che sia un appiattimento. limitante. Sì, e che sia un appiattimento anche del gusto e anche della spinta creativa che invece molte volte ci viene da quello che troviamo urticante, da quello che disapproviamo. Vero. È vero, la conoscenza è l'antidoto a tutto, sempre. Penso sì, penso proprio di sì. Ci sono delle altre domande? No, per il momento no. No, appunto, secondo me, cioè, almeno la cosa che io ritengo molto, molto importante è proprio quella di cercare di capire, in primo luogo. Ecco, anche questo è un riferimento del mio testo, no? Questo passaggio di Spinoza del Trattato Politico che dice che non bisogna, non, la cosa che non va fatta è cercare appunto di irridere o di compiangere i comportamenti umani, ma in primo luogo è importante capirli. Ecco, e questa comprensione passa anche appunto per vedere cose che non ci piacciono, passa anche per affrontare dei lati magari un po' più oscuri e per non appunto conformarci direttamente a qualcosa cercando appunto di collimare Sì, con uno stampo, secondo infatti, è anche forse una deriva dovuta ai social, ai mezzi di Secondo comunicazione me di oggi, sì. quella di voler far aderire il personaggio con la sua opera e voler per forza cercare una coerenza in tutto quello che lo scrittore, l'autore fa, sia nella vita che nella letteratura. Quando le cose sono più complesse di così. Assolutamente, sì, penso che sia una cosa che è molto legata appunto anche appunto al modo di comunicare che i mezzi della comunicazione, ma anche appunto non soltanto i social, ma anche a tutto il modo in cui questo ha trasformato anche l'informazione giornalistica e tante altre cose. E poi secondo me anche qua c'è un altro aspetto secondo me molto interessante, e anche qua Montaigne può essere importante, cioè che è il tema dell'autorappresentazione, cioè del fatto che comunque appunto noi siamo tutti molto esposti e applichiamo questo criterio appunto anche a menti e voci del passato, il fatto di essere esposti a una continua moltiplicazione delle possibilità che abbiamo di autorappresentarci, no? Di mostrarci, di raccontarci, di costruire una narrazione di noi stessi, eccetera. E questo fa sì che appunto a volte ci introiettiamo anche appunto uno sguardo che è lo sguardo che potenzialmente ci verrebbe dall'esterno e lo preveniamo cercando di conformare i nostri comportamenti, il nostro modo di comportarci
quello che ci aspettiamo, una cosa che ovviamente in parte è sempre stata così perché siamo sempre stati tutti esposti allo sguardo degli altri, però sicuramente oggi abbiamo dei mezzi molto più potenti, molto più vasti per ottenerlo. E in questo senso, io penso che sia importante anche su questo, come dire, magari lavorare con i ragazzi, cercando magari anche di avvertirli intanto dei possibili rischi di che sono insiti in questa possibilità di per sé molto, molto bella, molto arricchente, ma che appunto magari può rischiare di farci dare troppo peso appunto alla rappresentazione rispetto poi anche a un certo tipo di spontaneità e anche al fatto che comunque tutti possiamo sbagliare, ecco, il fatto che non dobbiamo essere sempre perennemente presentabili, ma possiamo anche cambiare, sbagliare e tornare sui nostri passi, ecco, questa cosa secondo me è anche molto importante, cioè perché questi ragazzi crescono appunto in un contesto in cui il social, che è fondamentalmente anche una vetrina di esposizione, però può diventare facilmente anche una gogna, un luogo in cui si è in qualche modo messi alla berlina nel momento in cui si fa qualcosa che è considerato sbagliato. Quindi anche la vergogna è cambiata, no? È stata amplificata da questa possibilità. E anche rispetto a questo, secondo me, è importante riflettere, no? Su cosa sia la vergogna, su cosa sia il giudizio degli altri, su quanto possa pesare. E anche in questo, secondo me, appunto, avere questi esempi letterari che ci aiutano a prendere una distanza rispetto a quello che succede, secondo me è molto importante. Grazie, Ilaria. Sì, Grazie a te. C'è qualcos'altro? non ci sono, sì, mi sembra che non ci siano altre domande, quindi io ti ringrazierei molto, è stato davvero molto interessante. Prima di salutarci, semplicemente vorrei ricordare che sia i materiali di questo incontro, sia l'attestato di partecipazione saranno disponibili sul sito di Mondadori Education alla pagina degli attestati e che chi volesse guardare il webinar per ricevere l'attestato può farlo fino alla mezzanotte di oggi, altrimenti da domani sarà poi disponibile su YouTube quando in ogni momento. Allora, grazie mille ancora, Ilaria. Ciao, Grazie mille a voi, grazie, grazie Marilena, grazie a tutti e niente. ci salutiamo. Vi ricordo che ci sono altri eventi della lettura al centro. Il prossimo sarà di Marcello Simoni e si intitolerà Raccontare il 300. Grazie, grazie ancora, spero che sia stato utile. Gli arrivano molti ringraziamenti nella chat. Grazie infinite.